Salmo 42. Come la cerva agogna i rivi delle acque, così l'anima mia agogna te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, dell'Iddio vivente. Quando verrò e comparirò al cospetto di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, da che mi van dicendo del continuo: dov'è il tuo Dio? Non posso non ricordare con profonda commozione il tempo in cui procedevo con la folla e la guidavo alla casa di Dio, tra i canti di giubilo e di lode di una moltitudine in festa. Perché t'abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza, è il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me. Perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Mizzar. Un abisso chiama un altro abisso al rumore delle tue cascate. Tutte le tue onde e i tuoi flutti mi son passati addosso. L'Eterno di giorno mandava la sua benignità, e la notte erano con me i suoi cantici, la preghiera all'Iddio della mia vita. Io dirò a Dio, che è la mia rocca: perché m'hai dimenticato? Perché voi io vestito a bruno per l'oppressione del nemico? Trafiggendomi le ossa e i miei nemici mi fanno onta, dicendomi continuamente: dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza, il mio Dio. Fammi ragione, o Dio. Difendi la mia causa contro un'empia gente. Liberami dall'uomo frodolento, iniquo. Poiché tu sei l'Iddio che è la mia fortezza, perché m'hai rigettato? Perché v'ho vestito a bruno per l'oppressione del nemico. Manda la tua luce e la tua verità, mi guidino esse, mi conducano al monte della tua santità, nei tuoi tabernacoli. Allora andrò all'altare di Dio, all'Iddio che è la mia allegrezza ed il mio giubilo, e ti celebrerò con la cetra, o Dio, Dio mio. Perché t'abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. I due salmi di fatto sono un unico salmo, il canto di un esule, il canto di un uomo che si accinge ad espatriare, nonostante la sua volontà sia contraria. Infatti, se avete fatto caso, fratelli, durante la lettura è collocato il salmista mentre canta: ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dunque al nord di Israele. Probabilmente sta per varcare i confini, se già non li ha varcati, ed immettersi nella strada che dalla Siria andava verso l'Oriente. È il canto di un uomo che vede ormai nel soltanto con il ricordo le dolci colline di Israele. È il canto di un uomo che ha dentro il cuore il Tempio, ma i suoi occhi non lo vedono più. È il canto di un uomo che ha oltrepassato il confine e si appressa ad andare, non so, in esilio, non, certamente in un paese straniero. È il canto di un esule. E io penso che tutti noi abbiamo stampati nella mente i volti degli esuli che sbarcano sulle coste della nostra nazione, ormai affrotte in questi ultimi anni. Penso che tutti noi abbiamo visto in TV queste facce stanche, dimagrite, queste facce sfiduciate, spesso terrorizzati. Penso che tutti abbiamo visto i volti dei bambini aggrappati alle madri, delle madri che hanno fatto di tutto per scampare i loro figli dalla sofferenza delle terre. Eppure sono sicuro che se chiedessimo ad ognuno di loro se è felice d'essere un esule, risponderebbe di no: è fuggito, è scappato per paura della guerra, della morte, ma conserva nel cuore i luoghi che lo hanno visto nascere, crescere. Il salmista non fugge dalla guerra, ci sembra di capire, e non sappiamo per quale motivo esule. Certo vuole ritornare, e lì dal confine di Israele eleva il canto a Dio: perché t'abbatti, anima mia, perché ti commuovi in me? Fratelli, il confine fra la grazia ed il peccato è netto come è netto il confine geografico fra Israele
e il Libano. C'è tuttora un alto monte, l'Hermon, è una catena, un monte altissimo, lo conosciamo molto bene, nella Bibbia abbiamo tanto letto sempre di questa montagna. Parimenti, fra la grazia e il peccato si eleva un grande monte, perché i confini fra la grazia del Signore ed il peccato sono netti. Eppure le volte, per una serie di motivi, per l'oppressione del nemico, per lo scoraggiamento, forse diventiamo gente di frontiera e forse rischiamo di essere esuli, lontani dalla nostra terra spirituale che è quella della grazia in Cristo Gesù. Ma come vedete, il Salmo testimonia che si può cantare anche al confine, e lì al confine, e lì forse con un passo nella terra nemica possiamo cantare e dire: il Signore non mi lascia, io lo celebrerò ancora. A te esule dunque la parola del Signore stasera è indirizzata, e forse fratelli, anzi tolgo il forse, sicuramente a tutti noi che alle volte esuli ci siamo lasciati trasportare ai confini della grazia di Dio, scoraggiati, abbattuti, e poi improvvisamente un canto di trionfo, di certezza, perché da batti anima mia, io celebrerò ancora il Signore. Vado avanti, il Salmo è ricco e non voglio rubarvi tempo inutilmente. Una prima considerazione riguarda la triplice sentenza, o se preferite il coro che viene ripetuto per tre volte: perché t'abbatti anima mia, perché ti commuovi in me. Per tre volte, al versetto 5, al versetto 11, al versetto 5 del Salmo 3. Per tre volte, il numero non è casuale. È il numero massimo richiesto dalla legge di testimoni. È scritto nella Bibbia che dove vi sono due o tre testimoni si può essere certi che la testimonianza è verace. È il numero massimo, tre, come per dire è così. È un messaggio, se preferite, aritmetico che il Signore ci lancia per dirci: non temete, è la verità, non v'abbattete, non t'abbattere anima dell'esule, se tu confidi in Dio per certo tornerai a celebrarlo ancora. È la certezza della testimonianza, la ritroviamo nell'epistola di Giovanni, ma notate la chiarezza della fede. Voi mi direte: fratello, ma al confine di Israele, al confine della grazia, c'è ancora spazio per la fede? E io vi rispondo, anzi, mi permetto di dire, la Bibbia risponde sì, perché abbiamo un Dio misericordioso. Ed egli aumenta, dona, mette, immette nel cuore di colui che è stanco la fede che scende dal cielo. Questa lama affilata, questa mano poderosa, questa presa d'acciaio che ci permette di afferrarci alla parola di Dio e di dire, forse sulla strada che ci porta lontano dal Signore, no. E di dire, come il figlio prodigo, no, io ritornerò perché celebrerò ancora il Signore. Chiarezza della fede, non vaga, non ombrosa, non nebbiosa, ma una fede chiara. Anima mia, dice il salmista, spera in Dio. C'è un fuoco che brucia la sterpaglia, e faccio riferimento a un fuoco spirituale, forse la prova, forse la malattia, spesso il momento difficile, brucia tutta la sterpaglia inutile, arida, secca, che occupa il nostro sguardo spirituale e che alle volte ci impedisce di guardare ciò, o meglio, colui che dobbiamo guardare, soltanto lui. È come una barriera questa sterpaglia di rovi secchi, non ci fa considerare spesso una cosa importante. E lo ribadisco, lo dico e lo sottolineo, fratelli, che il tutto della nostra vita è la fede in Dio. Jonathan vinse una battaglia da solo, mentre l'esercito dormiva. Il Signore sia lodato per la Chiesa nella quale Egli ci ha posto. Il Signore sia lodato per le sorelle e per i fratelli, ma la nostra fede riposa in Dio. Anima mia, spera in Dio. Non c'è un esercito, non c'è un battaglione, non ci sono degli uomini di guerra che vengono a trascinarmi via, ma sulla strada che mi porta lontano io dico, anima mia, spera in Dio. Le catene cadranno, il nemico fuggirà,
andrà in rotta ed io celebrerò ancora il Signore. La certezza. La certezza in bocca ad un uomo che aveva il ricordo del Tempio, ma non aveva più il Tempio. Sì, quante volte noi abbiamo il ricordo, posto che ce l'abbiamo, delle benedizioni di Dio? Quante volte noi abbiamo il ricordo, posto che ce l'abbiamo, del battesimo nello Spirito Santo, delle consolazioni di Dio? È un ricordo. Oh, ma stasera non sia un ricordo. Sia nel nostro cuore chiara e certa la fede del Signore. Io celebrerò ancora il Signore. E non lo celebrerò sulla strada dell'esilio. Tornerò a Gerusalemme e lì io celebrerò il Signore. Anima mia, perché t'abbatti? Perché sei scoraggiata? Perché sul confine hai paura di essere trascinata dai predoni dall'altra parte del confine di Dio? Perché temi il nemico che t'opprime? Cristo ha vinto sulla morte, sul peccato e sul diavolo. Anima mia, io celebrerò ancora il Signore. Varcherò un'altra volta i cancelli e le porte di Gerusalemme. Per secoli. Gli ebrei si sono salutati. Arrivederci a Gerusalemme. Lontani dalla loro patria. Spesso vittime di cattiveria e di crudeltà, di ignoranza e di superstizione. Per secoli si sono salutati, ogni qualvolta si sono salutati, con la pace e con un augurio. Il prossimo anno ci rivediamo a Gerusalemme. Fratelli, io non vi dico il prossimo anno. Ora noi siamo al cospetto dell'Iddio santo e vero. Anima mia, io celebrerò ancora il Signore. Scuotiamoci dal nostro scoraggiamento. Ma con chiarezza di fede il canto dell'esule diventi il canto di colui che ritorna. Io celebrerò ancora il Signore. Notiamo anche il sentimento. Avete fatto caso? È un salmo che è ricco della parola Dio, come tutti i salmi, ma anche della parola anima. E sarò più preciso, anima mia. Molte volte come buoni samaritani siamo molto interessati alle anime degli altri. Dovremmo essere sempre interessati alla nostra anima. Cosicché, come quel simpatico vecchietto che era ricoverato vicino a un fratello poco tempo fa in ospedale, il quale era immobilizzato con il femore fratturato e non potevano, credo, operarlo, questo simpatico vecchietto era così preoccupato dello stato grave di coloro che gli stavano attorno e magari così gravi non erano. Noi siamo sempre, come dire, propensi a curare le anime degli altri. Notate nel Salmo, anima mia. La sterpaglia brucia, non è rimasto nulla. La sua casa è a Gerusalemme, il suo tempio è a Gerusalemme, la sua famiglia non è con lui. Ora gli rimane Dio e gli rimane l'anima sua. Anima mia. Anima mia, innanzitutto scopro, ora lo scopro, ora che sono al confine di Israele scopro quant'era importante il Tempio. Non posso non ricordare con profonda commozione quando andavo alla casa del Signore. Esule dal Tempio. Oh, non so se fra noi vi sono esuli dal Tempio di Dio, se fra noi vi sono credenti o no, esuli lontani dalla comunione col Signore, che ricordano un tempo di benedizioni. Un tempo quando si andava nella casa del Signore, un tempo quando si cantava con giubilo, quando c'era la festa, un tempo mitico di quando era ed ora non è più. Oh, anima mia, ricordo con commozione, è bello ricordare con commozione, ma ora lì, sulla strada, solo, può dire, io celebrerò ancora il Signore. Esuli non soltanto dalla presenza di Dio, ma esuli anche dalla comunione con il Signore. Io ricordo quando di giorno il Signore mandava la sua benignità, la notte erano con me i suoi cantici, mi svegliavo e cantavo, e poi pregavo la preghiera di Dio della mia vita, lo ricordo così bene. E io dirò al Signore, Signore, perché m'hai dimenticato? Fratelli, non vi sembra piuttosto, come dire, conosciuta questa preghiera?
Non vi sembra, fratelli, che qualche volta anche noi abbiamo detto qualcosa di simile al cospetto del Signore? Perché, Signore, m'hai dimenticato? Io ricordo quando, Signore, ed ora non più. Ma intoniamo il canto. Spera in Dio. Io lo celebrerò ancora. Lontani dalla comunione col Signore, lontani dal Tempio, da un tempo nel quale ma ora non più, da un tempo nel quale ma ora non più, lontano anche dagli amici. Signore, i miei nemici mi fanno vergogna e mi dicono continuamente dov'è il tuo Dio. Non so chi erano questi nemici, però io so che tutti abbiamo un nemico che ogni tanto io non riesco a capire come, o siamo noi, o è proprio lui, non riesco spesso a capirlo, ogni tanto comunque, ogni tanto spesso, deve dirci, porci delle domande, non si aspetta risposta, ma sono delle domande distruttive. Tu vuoi testimoniare al culto e lui ti dice dentro, dov'è il tuo Dio? Cosa hai fatto di speciale? Cosa hai ricevuto di particolare da Dio? Perché ti devi alzare? Tu decidi di pregare, di leggere la parola del Signore, di cercare la faccia di Dio, di cercare il battesimo nello Spirito Santo e lui ti dice perché lo devi fare. Lo hai già fatto tante volte e hai fallito. E ci lascia lì con un punto interrogativo. Dov'è il tuo Dio? Benedetta risposta. Anima mia, spera in Dio. Io lo celebrerò ancora. Oh, il Signore cancelli stasera i punti interrogativi dal nostro cuore. Il Signore cancelli tutto. E in ultimo, fratelli, notate il sentiero, perché tutto il Salmo è come un sentiero costeggiato da siepi che va dritto verso un punto, converge verso il punto che è proprio alla fine del Salmo 43. Allora andrò all'altare di Dio. Immaginate il Salmo come un lungo viale, con delle siepi altissime ed in fondo si vede soltanto quello, l'altare di Dio. Bene, immaginiamo così questo salmo, perché così è. Ed in fondo noi vediamo non un altare, ma vediamo l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. Io lo celebrerò ancora il Signore. Io andrò da Lui, ritornerò a Lui, ma io devo andare ai piedi di colui che è morto per me. Poco fa abbiamo cantato un canto molto bello, l'abbiamo ricantato, al piè della tua croce. Di una croce che non esiste più, che qualcuno ci voglia far credere che vi sono pezzi di legno in giro per qualche basilica. Una croce della quale non ci sono più tracce, non ci importa nulla, ma dell'opera compiuta su quella croce non vi sono tracce, vi è una testimonianza gloriosa nella vita di ognuno di noi. Al piede di quella croce o di colui che è morto in croce noi stasera dobbiamo andare, perché tu che sei lontano dal tempio e dici ricordo quando, oh com'era bello quando il Signore operò, mi battezzò, mi salvò, eccetera eccetera eccetera, con tutti i passati remoti dovuti, tu che sei lontano dalla comunione col Signore, tu che sei oppresso del nemico che continua a dirti tu non sei nessuno, tu sei infedele, tu sei un poveraccio, tu sei condannato su quel banco, tu sarai inchiodato su un banco. Tu sappi, io sappiamo insieme che Gesù è morto in croce ed è risorto. Egli ha vinto sul peccato, sulla morte, sul diavolo. E che stasera lo Spirito Santo ci prende per mano per portarci là, perché noi abbiamo vittoria soltanto nel sangue del Signore Gesù. È inutile che giriamo attorno. Gesù fu crocifisso su una collina, dicono che era si era composta con il residuo della spazzatura che veniva buttata via da Gerusalemme. Su questa collina Gesù venne crocifisso ed era esattamente vicino alla strada che usciva da Gerusalemme. Era fuori dalle mura, l'esule è fuori dai confini di Israele. Tu forse sei fuori dalla grazia di Dio. Ma fratelli, noi lo celebreremo ancora il Signore. E lì Gesù è morto in croce, egli è il nostro altare, il traguardo universale. Ripeto, stasera lo Spirito Santo per mezzo di questo versetto, lì ci sta portando, ai piedi del Signore Gesù. Non c'è nulla.
Non c'è nessuno. Non c'è niente. La sterpaglia brucia. Il nostro Signore è morto in croce, è risorto, ma immaginiamo un attimo la crocifissione. Egli è lassù in croce. Parole benedette. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Parole gloriose. E lì, mentre il nostro Signore soffre per noi, già c'è una prima grande vittoria sull'odio e sulla rabbia, perché egli non odiò e non gridò, ma egli è morto per ognuno di noi. Su quella croce il nostro Signore ha sparso il sangue per noi. Poi Gesù è morto, rendé lo spirito al Padre, per primo aprì le porte della morte, ha varcato quelle porte e si è presentato dinanzi al cospetto del Padre, per primo ha aperto la strada. Quel giorno il Signore ci ha pescato dall'altra parte dei confini. Quel giorno il Signore è morto per coloro che sono abbattuti, per gli scoraggiati, per gli esuli. Egli è morto per raggruppare il gregge e riportarlo a Gerusalemme. Egli è morto per presentare ognuno di noi al cospetto del Padre. Guarda quelle sacre ferite. Per il sangue sparso in croce, noi abbiamo vittoria e grideremo dinanzi a Dio, io lo celebrerò ancora. Di fronte alla lontananza, di fronte allo scoraggiamento, di fronte al nemico, no, per quel sangue noi abbiamo una vita, una via recente e vivente, io lo celebrerò ancora. Non è un ricordo quello delle dolci colline di Israele, non è soltanto un ricordo quello che si affaccia alla mente del salmista, ora è una certezza, io ritornerò e andrò a quell'altare. Andrò all'altare di Dio, all'Iddio che è la mia allegrezza. Con giubilo canterò e ti celebrerò con la cetra. O Dio, Dio mio, perché io ti celebrerò ancora. Eppure sei lì, sei in catene, sei in cenci. Eppure figlio prodigo puzzi di maiali e sei ancora un mandriano. Come fai a dire ritornerò? Chi t'assicura che il Padre ti incontrerà? Chi ti rende certo che quando arriverai lì al Tempio di Gerusalemme non sarai cacciato via? Chi ti dice che Dio t'accetterà e davvero farà in questo? Chi te lo dice? Non me lo dice la mia Chiesa. Non me lo dice un mio fratello. Me lo dice Dio. Per tre volte stasera me l'ha detto. Spera in Dio ed io lo celebrerò ancora. L'incredulità, dice la parola di Dio, vuol dire fare Dio bugiardo. E noi non vogliamo far Dio bugiardo, perché Dio è la verità. E alla fine di quel sentiero, dicevo, immaginario, lì dove c'è l'altare, noi stasera, alla fine di questo salmo, incontriamo Gesù. Come Giovanni lo incontriamo. Ed io vidi un uomo su un cavallo, vestito di bianco, è scritto in Apocalisse. Egli è la parola, il fedele, il verace. E io vidi un agnello, sembrava essere stato ucciso, eppure vivente. Egli portava scritto sulla sua coscia destra il Signore dei Signori, il Re dei Re. Io lo celebrerò ancora. Al di là dei confini, al di là di ogni oppressione, al di là di ogni scoraggiamento, al di là di ogni cattivo consiglio, io vedo, noi vediamo stasera in fede Cristo Gesù, il Signore della nostra fede. E a Lui andiamo. Dietro di noi si sono richiuse le siepi. Fratelli, non possiamo ritornare indietro, dobbiamo andare avanti. E lì all'altare noi lo celebreremo ancora. Quando verrò e comparirò al cospetto di Dio? Aveva aspettato Gesù e Gesù era andato a prenderlo. Fratelli, all'altare di Dio è scritto in Apocalisse, vuol dire, è scritto che c'è luogo anche per le anime dei santi. Sotto quell'altare è scritto in Apocalisse coloro che hanno dato la testimonianza dell'Evangelo. Io comparirò al cospetto di Dio, anima mia, spera in Dio, lo celebrerò ancora. E tu cosa farai? Stasera darai ascolto al nemico? Rimarrai esule o dirai con tutta fede in Cristo Gesù, io lo celebrerò ancora. E preghiamo il Signore.
ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno.